E adesso arriviamo all'ultimissima sessione di questa ricchissima giornata. La sessione si chiama Diseguaglianze e diritti e questo panel si chiama Gender Equality in the Global Society. Chiamo la professoressa Paola Profeta, prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità dell'Università Bocconi. Benvenuta. E la professoressa dialogherà con Raquel Fernandez, Silver Professor of Economics della New York University, che è collegata con noi da remoto. Vi lascio il palco, prego. Hi, Raquel. Hello. Can you hear us? Yes. Hi. So, dunque, ho il piacere di introdurre questa breve sessione in cui parleremo di disuguaglianze e di disparità di genere e abbiamo con noi collegata la professoressa Raquel Fernandez, che è professoressa di economia alla New York University. Raquel Fernandez ha studiato per molti anni e studia le disuguaglianze di genere, gli aspetti culturali dell'economia e l'economia di genere. E in questo ambito è sicuramente molto affermata, non solo per la qualità delle sue ricerche che sono state pubblicate su tutti i giornali principali di economia, ma anche per l'impatto che hanno le sue ricerche. Infatti le sue ricerche hanno avuto più di 14.000 citazioni su Google Scholar. Quindi è riconosciuta come la massima leader nel campo dell'economia di genere. E mi piace anche ricordare, è anche un role model per tutte noi, in particolare per le donne nella professione economica, accademica, compreso per me. Vi dirò le domande che volevo fare appunto a Raquel Fernandez brevemente in italiano e poi parlo con lei in inglese. Innanzitutto la ringrazio per essersi collegata con noi. So Raquel, thank you very much for being with us. I was saying that you are a role model for all economists, in particular for female economists, including myself. And you are a great scholar in the field of gender economics, but in general in economics, cultural economics, and you have studied economic inequality for many years, publishing not only in all leading journals of economics, but also with a very strong impact. So I checked and you have like more than 14,000 citations in Google Scholar, which is an amazing achievement. Ok, oggi parliamo di disuguaglianze di genere, in particolare nel campo economico, e noi sappiamo che purtroppo nessun paese al mondo ha raggiunto la parità, nessun paese al mondo ha risolto il problema delle differenze di genere, anche se sono stati fatti tanti passi in avanti, restano delle differenze anche tra i diversi paesi. Non tutti i paesi hanno la stessa performance e quindi chiederò alla professoressa Fernandez di darci un po' uno status della situazione attuale, dei progressi che sono stati fatti nel campo della parità di genere, in particolare nella dimensione della partecipazione economica al mondo del lavoro da parte di uomini e di donne e degli indicatori poi principali che noi possiamo, che di solito utilizziamo per capire i differenziali di genere sul mercato del lavoro. Ok, so I would like to ask you about gender equality in general, overall. We know that no country in the world has reached gender equality, but progress have been made in the last decades, in particular, according to several indicators. So my first question is, what is the current status of gender equality in the world? And whether we have made this progress and where. In particular, if we look at the economic dimension and economic opportunities in the labor market, we still know that men and women differ and there are large gender gaps in the labor market, but what are the main indicators? So what can you tell us about the main indicators in the labor market and what have we learned from the progress? Thank you. Grazie Paola, grazie per questa domanda. In questo grafico faccio vedere l'indice di
disuguaglianza di genere da un punto di vista dell'UNDP. Vedete i due colori verdi, il più chiaro è quello delle disuguaglianze di genere nel 1995, mentre quello più scuro è lo stesso valore per 2020. E come vedete ci sono stati dei miglioramenti in tutte le parti del mondo per quanto riguarda la disuguaglianza di genere. Ora vorrei dirvi cosa misura la disuguaglianza di genere. Misura diversi elementi attraverso degli indici, per esempio la salute, la mortalità alla maternità, oppure l'educazione secondaria, oppure i posti disponibili in Parlamento per le donne e così via. E la partecipazione della donna in tutti i settori. Qui vediamo invece la maggior disuguaglianza che si possa avere. Ci sono molti progressi ancora da fare, specialmente nell'Africa subsahariana, nel sud-est asiatico, nell'Africa del Nord. Ma sapete, ovviamente, molti progressi vanno ancora fatti in molte aree del mondo. Purtroppo sento anch'io la traduzione, pertanto per me è difficile, dice la professoressa. Continuo quindi. Paola, parlavi della partecipazione alla forza lavoro, una sicuramente delle aree più importanti e interessanti. Pensiamo che le donne debbano diventare più capaci di essere allo stesso livello degli uomini per essere economicamente indipendenti, cosa che è importantissima. E qui vedete per esempio il colore verde, la partecipazione degli uomini al mondo del lavoro, sempre un dato inerente il 2020, e questa è la partecipazione al mondo del lavoro da parte dei lavoratori dell'età compresa fra i 25 e i 55 anni, e vedete che il colore rosa è quello della partecipazione delle donne. Qui vedete che la partecipazione delle donne è più o meno lo stesso negli anni 90, in percentuale molto simile in tutte le aree del mondo, mentre la partecipazione al mondo del lavoro delle donne in tutte le parti del mondo è più bassa rispetto agli uomini, e in alcune aree del mondo sicuramente molto molto più bassa. Qui ovviamente l'Africa subsahariana, gli stati arabi eccetera, lo vedete qui, ma in paesi come l'Europa del sud, del nord, eccetera, vedete che la partecipazione al mondo del lavoro non è mai uguale a quella degli uomini. Quindi adesso veniamo a un altro aspetto della disuguaglianza di genere con la prossima slide. Qui faccio vedere un altro importante elemento che ci consente di parlare delle disuguaglianze fra uomo e donna. E qui nuovamente vediamo, prossima slide. Ecco, il gap salariale di genere, che considera il salario dell'uomo medio in attività lavorativa, quello medio delle lavoratrici donne in un posto di lavoro a tempo pieno, e vedete le differenze fra i due in percentuale rispetto alla mediana, rispetto ai salari, in particolare in questo caso rispetto al salario dell'uomo. Vedete nell'asse delle X quanto è ampio il gap nell'anno 2006, e nell'asse delle Y quanto è ancora ampio nel 2020. Il fatto ora che sono tutti questi puntini al di sotto, eccetto due, questa linea di 45 gradi, e vuol dire che non ci sono stati grandi progressi, perché infatti le donne, nonostante siano a livello più basso di tutti gli uomini, hanno un gap salariale che è diminuito nel corso del tempo. Vedete che c'è però un ampio livello di variabilità, e questo è importante. Consideriamo il gap nel 2006 era del 20%, ma questo significa che la donna media guadagna l'80% del salario dell'uomo medio, quindi la differenza è ancora cospicua, bisogna fare ancora molta strada, e questo non significa necessariamente che ci siano delle discriminazioni in corso così forti, ma inoltre, oltre a questo, o forse
In realtà di questo si può considerare, si deve considerare il settore in cui lavorano le donne, quante ore lavora quando è in un impiego a tempo pieno, quali possibilità di promozioni. Quindi ci sono moltissimi elementi da considerare per cercare di colmare il gender gap, che non è solamente inerente all'istruzione, perché in tutti questi paesi le donne sono di fondo molto più istruite dell'uomo in media, ma sicuramente servono altri studi per lavorare sopra questi elementi. Però adesso veniamo a un'ultima slide che ci consente di rispondere a questa importante domanda. È una slide un po' complessa. Faccio una piccola pausa per vedere che sia assolutamente chiara per tutti. Allora, parliamo delle child penalties, la penalizzazione che viene dai figli nella retribuzione delle donne. Allora, parliamo prima dell'asse delle X. Questo è uno studio che segue le stesse donne e gli stessi uomini per un lungo periodo di tempo, considera quanto guadagnano e vedono quale sia l'età nella quale si è avuto il primo figlio. Ciò avviene innanzitutto al punto zero sull'asse delle X. Qui noi vediamo come evolvono i salari in questo arco di tempo. Vedete il più basso punto è un anno prima di avere il figlio, poi vediamo come evolve la situazione salariale. Le due linee di cui sto parlando le vediamo per le donne, ma vediamo cosa accade per gli uomini invece. Non succede molto qui, infatti l'effetto sulle donne, e i paesi qui sono Svezia e Danimarca, è molto più drammatico. Vedete una caduta repentina salariale che all'inizio non è così sorprendente, magari perché c'è un congedo di maternità molto lungo, ma vediamo che questa caduta salariale continua anche 10 anni dopo, e quindi per riprendersi in questi paesi da questa penalizzazione dell'aver avuto un figlio fa sì che il crollo dei salari 10 anni dopo aver avuto il bambino c'è ancora, quindi persevera per molto tempo a lungo termine. Vedete che è molto ampio in Danimarca e in Svezia, il 21% e 26% rispettivamente, quindi questo include ovviamente anche il guadagno zero, perché ci sono donne che non ritornano al mondo del lavoro e quindi questo valore diventa zero. Poi ci sono quelle che decidono di passare al part time e quindi ovviamente la retribuzione salariale è minore. Poi ci sono donne che lasciano il lavoro o che cambiano lavoro e questo avrà un impatto. Questa è la situazione in Danimarca e Svezia. E poi vediamo il stesso periodo di tempo, ma vediamo che al centro abbiamo il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America con una penalizzazione delle donne molto più a lungo termine rispetto a Svezia e Danimarca, nell'ordine di un 30-40% per Stati Uniti e Regno Unito. E poi vediamo i paesi dove i ruoli tradizionali sono molto diffusi, come i paesi scandinavi oppure nuovamente in paesi dell'Europa centrale, Germania e Austria. Vedete il crollo drammatico dei salari che praticamente non recuperano nel tempo, con una caduta del 50-60% a seconda del paese. Spero che questo innanzitutto abbia dato un'immagine di insieme della situazione che abbiamo nel corso del tempo e anche in relazione ovviamente alla posizione della donna, specialmente sul mercato del lavoro, in relazione ovviamente sempre all'uomo. In all countries for men nothing happens, but for women there is a big drop. Quindi per gli uomini la nascita di un figlio non è associata ad un cambiamento rispetto alle loro prospettive di lavoro, mentre per le donne praticamente in tutti i paesi c'è una forte caduta, anche se poi in alcuni recuperano più facilmente che in altri. Comunque in generale, come ci diceva la professoressa Fernandez, questo problema delle disparità sul mercato del lavoro in particolare è molto ampio in tutti i paesi secondo vari indicatori. C'è anche un'altra dimensione importante però che volevamo ricordare. L'aspetto esterno, quindi la partecipazione sul mercato del lavoro, è anche il riflesso poi di quello che succede all'interno della famiglia, in casa. Cioè le differenze di genere non sono soltanto
sul mercato del lavoro e si combinano anche con differenze che ci sono anche poi in casa, all'interno della coppia. E c'è un indicatore poi molto forte quando parliamo anche di elementi culturali, dei quali la professoressa Fernandez si è occupata a lungo, che riguardano per esempio i temi delle violenze all'interno anche della sfera domestica. Raquel, I was saying we look at the labor market, but the labor market also reflects differences at home, gender attitudes, and in general culture within the household. So you also have studied a lot the role of attitudes. And so, for example, one important area, one important dimension that we can mention today briefly is what happens in terms of intimate partner violence and what are the attitudes with this respect. And we have also a slide on this, which I think you can you would like to comment for our audience. Yes, thank you, Paola. Sì, grazie Paola. Allora, quello che vedete qui sul lato sinistro della slide riguarda la prevalenza di violenze da parte del partner nell'arco della vita, e questo si basa sulle ricerche di una porzione rappresentativa della popolazione in base all'esperienza appunto di violenza del partner da parte del partner. E sull'asse delle X vediamo dei diversi colori che indicano diversi paesi, e si può vedere la variazione che si rileva nei diversi paesi, nei diversi continenti. Sull'asse delle Y vediamo invece l'atteggiamento nei confronti dell'IPV, della violenza da parte del partner. Questa si riferisce alla percentuale di donne che convinte del fatto che la violenza del partner sia giustificata in particolari circostanze. In fondo non è sbagliato che ci sia questa violenza, e magari per alcuni sarà sorprendente pensare che ci siano persone, donne, che la pensano così, eppure questo ci dà un'idea del livello di diversità e di fino a che punto le donne in realtà sono d'accordo con questo tipo di affermazione. La linea blu è una linea di correlazione e ci mostra che effettivamente c'è una correlazione positiva tra gli atteggiamenti verso la violenza da parte del partner e la prevalenza di violenza da parte del partner. E per essere molto chiari, questa è una correlazione, non c'è una relazione causale, ma effettivamente io nel mio lavoro ho studiato i collegamenti causali, ad esempio per quanto riguarda gli immigrati, soprattutto per quanto riguarda la fertilità e la partecipazione al mercato del lavoro, ma devo dire che in questo caso emerge una correlazione particolarmente significativa. La maggior parte di voi si trovano in Italia, come mi pare di capire, e quindi siete all'interno dell'UE, quindi a destra invece vedete semplicemente quanto la prevalenza di violenza fisica da parte di partner sia presente in tutti i paesi europei, e qui troverete anche l'Italia. Abbiamo anche una media europea indicata nel grafico, e questo ce la dice lunga, direi. Vediamo che l'Italia è al di sotto della media europea, e visto che parlo ad un'audience italiana questo può essere rilevante, però ovviamente non significa che non esista in Italia e in Europa questo tipo di violenza. Thank you very much, Raquel. Thank you. This is really interesting. So the prevalence of physical violence is still 30% on average in Europe. So we also have this. And attitudes are very important. Quindi l'elemento culturale è molto importante per spiegare anche i risultati che poi noi vediamo anche sul mercato del lavoro. E per ultimo volevo chiedere alla professoressa di commentare per quello che noi chiamiamo il fenomeno del glass ceiling, e cioè il soffitto di vetro, quindi gli ostacoli che le donne incontrano non solo per accedere e partecipare al mercato del lavoro, ma anche per fare carriera, quindi per arrivare ad occupare le posizioni apicali. Anche in questo esistono degli ostacoli, ovviamente i fattori sono tanti ed è difficile riassumere, non c'è un'unica causa, ma possiamo dire qualcosa anche su questo. So finally, when we talk about the glass ceiling, so obstacles for women to reach a top position, is this still a real phenomenon across countries when we talk about gender gaps? And here is our slide. Okay, thank you, Paola. Grazie Paola.
Allora, qui non vi dirò quali sono gli ostacoli, ma voglio mostrarvi i fatti. Quindi qui vediamo la percentuale di donne in giallo e poi la controparte, abbiamo visto 100% come riferimento degli uomini tra presidenti, membri dei board delle aziende e rappresentanti delle aziende nelle aziende più grandi dell'UE in questi paesi. La linea con puntinata in blu riguarda la media per gli uomini in tutta l'Europa, quella gialla invece riguarda la media per le donne. E ancora una volta anche qui l'Italia, devo dire, non va affatto male, c'è un gap abbastanza limitato tra uomini e donne rispetto ad altri paesi, di sicuro ad esempio rispetto alla media, però come si può notare ovunque gli uomini arrivano in media a circa il 70%. Di queste funzioni di rilievo contro il 30% circa delle donne. Quindi questo ci dice ancora che in termini di potere c'è ancora molta strada da percorrere. Altra cosa che voglio condividere con voi è la seguente. Qualcosa che è importante per quanto riguarda il progresso tecnologico, ovvero quanto stiamo utilizzando i cervelli delle donne. Quello che vi mostro è una percentuale di donne in diversi paesi, per lo più OCSE, non tutti però paesi OCSE, come percentuale degli inventori in totali. Allora, nella parte sinistra vedete che forse abbiamo l'Austria con circa il 5% e poi il Portogallo invece all'estremo opposto a destra. Veramente un caso a parte, oltre il 20% delle donne sono inventrici, tantissime donne che inventano nel paese. Ecco, questo per individuarle abbiamo guardato anche ai brevetti, a chi detiene un brevetto. Questo ci dice che ad esempio i cervelli delle donne, nonostante la formazione e l'istruzione, non sono sfruttati al massimo. Ci sarebbe da chiedersi perché sta accadendo. Queste slide non vi danno una risposta ovviamente, ma vi dicono che queste cose stanno accadendo e non ci spiegano il perché, ma in parte ancora una volta è dovuto all'atteggiamento, perché nessuno dice che una donna non può essere, non può inventare nulla, però se viene incoraggiata a essere una brava ragazza, a essere carina, a occuparsi di tematiche che in sostanza non richiedono impegno dal punto di vista, non so, ingegneristico piuttosto che conoscenze di know-how, beh, stiamo indirizzando le donne in maniera diversa rispetto a ottimizzare l'utilizzo del cervello in questo senso, e quindi per questo le donne sono ancora un po' indietro in questa area. Grazie Paola. Thank you very much. Thank you, Raquel. I think it was very interesting, especially this data of the fact that we cannot use in an appropriate way female talent. Thank you very much, Raquel. Okay, thank you.